Ciao a tutti ragazzi e ragazze, eccoci qua con un nuovo video. Oggi vi volevo parlare di un profumo di cui hanno parlato un po' tutte le mie colleghe profumose. In particolare modo Miss Tenerelli ha fatto un bel video in cui parlava dei profumi che sanno di confetto. Infatti oggi vi volevo parlare proprio di Sulmona di Coquillette Paris, che, come si può intuire dal nome, è un profumo proprio al confetto, confetto alla mandorla per intenderci. Si chiama appunto Sulmona, che è la città famosa per produzione di confetti. La marca è appunto Coquillette Paris, che nonostante la dicitura Paris è franco-italiana come brand, perché è stato creato da due donne, una appunto francese e una italiana, e il nome Coquillette viene proprio da un soprannome che una di queste due ragazze aveva da piccola. Neanche una cosa molto carina. Il packaging è realizzato da artigiani italiani, quindi fatto a mano. A me sembra carta, cartone rivestito. Vedete, dentro c'è proprio il flacone, però io non lo tolgo mai dalla confezione perché è molto pratica in realtà così. E ha appunto queste due placche rosa davanti. Tutta questa linea di profumi sono del 2012, mi sembra. L'azienda è stata creata in quegli anni. E hanno queste placche colorate, ogni volta ovviamente con un colore diverso. Per Sulmona è stato scelto il rosa, mi sembra anche abbastanza appropriato. Allora, che dire, è un profumo che sa di confetto, quindi le note sono mandorla, zucchero, vaniglia e fiore d'arancio, più o meno. È un profumo non piramidale, quindi quello che voi avvertite è proprio l'odore del confetto ed è quello per tutto lo sviluppo del profumo, che in questo caso secondo me è un pro, perché comunque quando si sceglie un profumo del genere è perché si vuole proprio sentire l'odore del confetto, no? Con tutti quei profumi che richiamano un odore specifico, secondo me è un bene che non siano, cioè che non abbiano una grande evoluzione, perché quando lo indossiamo vogliamo proprio sentire quell'odore lì e quindi è giusto che rimanga così durante lo sviluppo. E, è un profumo da una durata media, secondo me buona, però sapete che io non sono così fiscale, ecco, sulla durata, perciò per me mezza giornata è una buona durata ed è il caso di questo profumo, sono 6 ore, 7, dipende un po' dalla vostra pelle, soprattutto dalla stagione, insomma ci sono alcuni fattori che incidono sulla durata, però per me è più o meno mezza giornata. Secondo me lo potete trovare molto facilmente se siete di Milano o comunque zona limitrofa, però sul sito di Coquillette trovate anche lo store locator, mi sembra, quindi se volete andare a sentire i profumi di Coquillette, che sono tanti comunque, nonostante non sia un brand che esiste da così tanto tempo, ce ne sono parecchi, quindi se volete annusarli un po', secondo me sono molto validi come profumi. Non sono profumi low cost, siamo nell'ambiente di nicchia qui e quindi siamo un po' sopra i 100 euro più o meno per questa confezione. E, che dire, è un profumo non così scontato come si potrebbe sembrare secondo me, perché ok, è un profumo al confetto, quindi di per sé potrebbe cadere nel cheap, potrebbe essere troppo stucchevole, potrebbe essere un po' girly, sono quei profumi un po' cioè a me viene in mente lo spauracchio del Pink Sugar, e quindi quando sento di profumi zuccherosi che hanno una nota di zucchero, perché anche qui c'è importante, sono sempre un po' titubante. In realtà sono state molto brave secondo me a creare questo profumo, perché nonostante sappia oggettivamente di confetto, quindi le note che spiccano sono la mandorla e lo zucchero, non è per niente stucchevole, non è per niente volgare, secondo me è un profumo molto elegante invece, proprio perché sa realmente di confetto e la dolcezza è data quasi più dalla mandorla che non dallo zucchero, e quindi non scade nell'effetto Pink Sugar, per quanto tantissime persone amino il Pink Sugar, adesso non lo voglio demonizzare, era solo per fare un riferimento a un profumo che sa proprio tanto di zucchero, zucchero filato, eh. Non scadiamo in quello, rimaniamo in un profumo sì gourmand sicuramente e dolce, ma equilibrato, molto di classe secondo me. È indubbiamente un odore che rimanda alle festività,
A me piace indossarlo random, il giorno in cui ho voglia di una coccola, perché comunque avere addosso l'odore di un confettino è una cosa molto coccolosa. Quindi quando ho voglia di coccole, un profumo così rassicurante, piacevole, lo spruzzo senza stare troppo a pensare all'occasione. Sicuramente non è un profumo che consiglierei per l'estate, questo no. Lo vedo sicuramente più per un clima freddo, temperato, quindi fino alla primavera sì. Però lo percepisco come profumo invernale, proprio per questa sua dolcezza, questa sua idea di coccola. Sapete che io non sono grandissima, una grandissima amante dei gourmand, però era da tanto che volevo un profumo che sapesse di confetto quando ho scelto questo. E mi sembrava, insomma, è il primo che ho puntato, perché ne ho sentito parlare tanto da quando sono usciti questi profumi, e tutte le volte che si parla del confetto si fa riferimento a Sulmona, quindi insomma è stato quasi un po' a scatola chiusa, ma sono felicissima comunque del risultato, proprio perché si sente tanto la mandorla, che era quello che mi interessava, cioè non volevo un profumo che sapesse troppo di zucchero. In questo caso l'odore è proprio fedele, secondo me, fedele a quello dei confetti alla mandorla. C'è da dire che appena lo spruzzate, l'alcol dell'inizio crea un sentore un po' strano, ma dura pochissimo, dura un minuto circa. In quel momento lì, quando lo spruzzo mi fa sempre un effetto strano, e poi mi ricordo che però dopo un minuto sparisce. Non so, fatemi sapere se succede anche a voi. Quella botta iniziale dove c'è un po' di alcol fa contrasto con il dolce del profumo e mi crea una sensazione un po' strana. Quindi lo spruzzo e non lo annuso subito, lascio passare ma proprio un minuto, e dopo il profumo è assestato ed è lui, sa, di confetto, cioè, e basta. Lo consiglio a chi piacciono i profumi dolci sicuramente, ma anche chi vuole magari un profumo dolce di qualità che non sia troppo stucchevole, che non sia la solita vaniglia, perché poi si cade sempre nella vaniglia caramellata e quant'altro, no? Vaniglia tipo torta, quei profumi così. Quindi una cosa che sa di confetto mi sembra un po' più originale, sicuramente è molto coccoloso, è un profumo molto confortante. Non invadente, secondo me è un profumo da sillage molto basso, rimane molto aderente alla pelle, quindi anche da quel punto di vista lì, nonostante sia un profumo così dolce, eccetera, non è invasivo per chi vi sta intorno, quindi secondo me è un ottimo compromesso. Sapete che quelle sono cose a cui io guardo abbastanza nei profumi. Niente, ero un po' indecisa se parlare o no, perché ne hanno parlato tutti, però insomma, vi do anch'io la mia opinione, che è senz'altro positiva. L'unica cosa che vi posso dire dei profumi di Coquillettes, perché ne ho provati altri, è che se volete una durata che fa molto lunga, cioè che vi duri tutto, tutto, tutto il giorno, secondo me non è proprio questo il caso, perché per esempio ce n'era un altro che mi piaceva molto, che si chiama Sumatera, che sa di cannella, io amo tantissimo la cannella, ma quello lì era proprio evanescente, mi durava molto molto poco. Questo no, comunque le 6 ore me le fa, quando a me un profumo mi fa mezza giornata sono contenta, e non, per me va bene così. Però ecco, ci tengo a precisare che secondo me quelli che ho provato, perché ovviamente sono tanti, non ne ho provati, ne ho provati due o tre, quelli che ho provato, ecco, avevano tutti una durata media, chi più chi meno, ecco, il Sumatera meno, però questo qua rientra nella media per me. Quindi, però sapete che, ripeto, è una cosa molto influenzata da tanti fattori, quindi potrebbe non valere per tutti. Fatemi sapere se vi piacciono i profumi dolci, se vi piacciono i profumi confettosi. Vi mando un bacione e al prossimo video.